e vi tenete le cose, queste qua che adesso... Questo qui è antiossidante, antitumorale, antisuocera. Fa bene un mucchio di roba il cavolfiore, solo che non si sa mai come farlo, e quindi adesso vi faccio vedere una ricetta ad hoc, velocissima. Anche antisuocero, sempre ste suocere, lasciale un po' stare. Un saluto a tutte le suocere d'Italia, viva le suocere, guai se non ci fossero. Tra l'altro c'è anche un mucchio di vitamine, il cavolfiore. Cominciamo pulendolo un po', si parte da sotto. Per pulire il cavolfiore si passa da sotto, non usate un coltellaccio grosso e lo prendete a sciabolate, tirate via il pistolone qui sotto e poi con un po' di pazienza, uno alla volta, tiriamo via prima le foglie e poi i fiori. Si parte da sotto anche perché quelli sotto sono i più grossi di fiori. Vedete, se sono molto grossi come questo, li tagliate a metà, se invece sono più piccoli li lasciate interi. Se state sopra una bacinella, sopra una ciotola, eviterete di mandare in giro briciole di cavolfiore ovunque. Il torsolo, quello che c'era sotto e abbiamo tagliato prima, basta pulirlo un po', via l'ultimo pezzo sotto, se è un po' troppo grosso, magari un po' troppo duro, si pela in giro ed è buono anche lui, insieme agli altri cavolfiori, viene ottimo. Non è neanche duro se lo pelate bene. Anche le foglie che abbiamo scartato prima, via la testa, via la coda, i due lati dove partono le foglie sono un po' fibrosi, un po' duri, si fa così da una parte e si fa così anche da quell'altra. Lo tagliamo in mezzo ed è ottimo anche lui. Lavare bene. Una pentola di acqua bollente, abbondante acqua, un cucchiaino di aceto, non di più, è un cucchiaino, così, piscino, appena appena. Creerà come una pellicola intorno al cavolfiore, vale per tutte le verdure, che lo terrà bianco, lo terrà croccante e conserverà al suo interno tutti i principi nutritivi più importanti, sarà anche più buono di sapore. Mettiamo i nostri cavolfiori nell'acqua. Fuoco al massimo, deve riprendere il bollore il più presto possibile. Questo sistema qui di mettere un po' di aceto nell'acqua diminuisce anche molto l'odore caratteristico un po' forte che fanno i cavolfiori, anche in frigorifero, io vi consiglio di provarlo anche con le altre verdure. Adesso ha ricominciato a bollire, 5 minuti, non di più, devono essere un pochino al dente e li peschiamo, li tiriamo su. Passati 5 minuti, pesco, scolo, non lo scolo la pasta perché li spaccate tutti, comunque sono belli al dente, sono ancora croccanti. Li pesco e li metto nella stessa ciotola di prima, metà li facciamo adesso, metà me li tengo domani per farci le polpette, gli hamburger, la frittatina, vediamo. Padella o pentola spaziosa, olio extravergine di oliva abbastanza abbondante, vi faccio vedere una ricetta spagnola che conosco molto bene. Aglio abbondante, io faccio 3 spicchi tritati per mezzo cavolfiore, però mettetene un po' quanto ne volete, se volete metterne mezzo mettete mezzo, oppure non mettete l'aglio e ci mettete un po' di cipolla tagliata fine. Se non lo volete mettere tritato, preferite metterlo intero un po' schiacciato e poi tirarlo via, fate pure come preferite. E anche Dracula starà lontano. Sì. Se mettete dentro l'aglio a padella fredda, gli oli essenziali dell'aglio si spanderanno bene senza bruciarsi. A piacere ci mettete peperoncino. Io non ce lo metto oggi perché non ve lo dico perché non ce lo metto e basta. Ci metto il pimiento o pimentón, che è un prodotto spagnolo, è una paprika dolce affumicata, buonissima, ha un aroma incredibile. Ne consumo un casino. Però se volete potete usare anche la paprika dolce classica o anche quella piccante, oppure lo zafferano, oppure la curcuma. L'aglio deve rosolare lentamente, non bisogna andare con il fuoco troppo forte perché sennò la temperatura dell'olio è troppo alta e rovina sia l'aglio che la paprika. Quindi che sia pimiento, che sia paprika, che sia curcuma o zafferano, ricordatevi di usare un setaccio, di metterla con l'olio non troppo caldo, di setacciarlo per benino e vi tenete vicino un mezzo bicchierino, una goccia di acqua, che se per caso va troppo veloce il fuoco lo potete raffreddare, perché queste polveri sono fini, se gli mettete dentro una temperatura troppo forte le bruciate. Goccino di acqua appena appena, ancora un paio di giri di olio extravergine crudo. Non avete idea di che razza di profumo faccia questo pimiento, questa qui è una specie di paprika dolce affumicato, buonissimo. Ci metto dentro i miei cavolfiori, mi scelgo quelli più belli e quelli più brutti li lascio per domani che ci faccio le polpette. Un po' di sale,
importante del sale, adesso è il momento giusto, e un po' di pepe. Il sale non mettetelo quando bolle nell'acqua, altrimenti vi ossida, i cavolfiori vi vengono tutti brutti e puzzolenti. Mischiare, se vedete che fate fatica a fargli prendere colore, ci potete aggiungere ancora un cucchiaio di acqua. Comunque mischiate bene, fate saltare, o con il cucchiaio, come preferite. Il colore rosso o giallo, se avete scelto di farli con la curcuma, deve arrivare ovunque. Se vedete che fate fatica, ci mettete dentro ancora un goccino di acqua, dosatela poca alla volta. La mia mamma, che era spagnola, faceva questa cosa di aglio olio, ci metteva dentro il pimento e poi ancora caldo, fruchte, lo versava sopra le patate, sopra la minestra, sopra i cavolfiori, sopra i boccoletti, metteva dappertutto, mi ricordo questa cosa di quando ero piccolo. Un po' di prezzemolino, non tanto, non faccio a mano perché non ho tritato troppo. Un bel piatto da mettere in mezzo al tavolo, beh, naturalmente io adesso lo faccio un po' carino, ma se volete anche metterlo in una scodella o tutta la padella va benissimo. Ci metto sotto un po' di polvere, di quello che avete scelto. I cavolfiori con il gambo rivolti verso il centro, praticamente ricostruisco il mio mezzo cavolfiore. Un pochino di prezzemolo che avevo trattenuto prima e ci mettiamo sopra a piacere, naturalmente io ci metto dei semi di girasole, ma se volete metterci dei pinoli per esempio fate pure, oppure anche niente, è buono anche così. Visto che avevo il piattino, 2 lire ho speso, non è che ho speso chissà cosa. Poi, se non volete stare lì a fare con le spezie, come vi ho spiegato in questa bellissima ricetta, fate un po' di burro e pancetta affumicata, burro e prosciutto crudo, aglio, olio, peperoncino, fate come volete, ma se vuoi anche solo olio crudo e sale di cavolfiore, basta che non sono stracotti. E adesso mi tocca assaggiarli. Adesso, per non rovinare quel bel piattino lì, che lo mettiamo in mezzo al tavolo, io mi mangio, vedete, a bestia, tutte le farfuglie qua, tutti i rotamini, tutte le cose. Queste qua, io adesso li spazzolo un po' di pane e me li mangio. Non mi ricordo più cosa dovevo dire. Ma se te mi fai così da dietro lì, io non capisco che c'è una foglia che dondola. Non lo posso capire. A tutto. Potete mangiarlo anche al mattino, prima del caffè. Chuck, si gira, rappanello 1. Azione. Oh, a Spielberg, non riesci neanche a fare 2 robe insieme, figurati 3. Antiossidante. Antidepressivo. Cavolfiore fa bene al pancino, fa bene al... no, pancino. Capisco il piattino, 2 ingredienti in croce, sono molto facili e veloci da fare. Poi se proprio non li volete fare così, volete fare... Chuck, si gira, rappanello 1.